Non è vero, non è vero che siamo riusciti a, a sudarcela pure con la Salernitana con una magia di Carla Esperanza. Ma poi guardate, innanzitutto dove sto, cioè sto in un posto che non, non, veramente non lo so. C'è stata la festa di mio fratello, quindi eh, l'ho vista sul telefono tutto il tempo. Ma credevo di vederla giusto per, cioè, di vedere un 4-0-5. Appunto, sarà un video molto veloce perché non ho proprio il tempo, ma. Devo fare complimenti innanzitutto a Carles Perez, devo fare innanzitutto i complimenti a, a, a Smalling che ha fatto una bella cosa, ma non si può soffrire così. Secondo me una vittoria così c'è ancora più carica per, poi la, per una partita con il Bodo, ma non è possibile che andiamo a soffrire una partita così contro la Salernitana. Non è accettabile secondo me, però ci portiamo tre punti pesantissimi a casa perché... La Lazio si era avvicinata. Doveva essere una vittoria agevole, non è stato così, ma è stata comunque una vittoria che ci porta a tre punti importantissimi, che ci porta a più sede all'Atalanta, che però è una partita in meno. Che ci riporta sopra alla Lazio, che ci riporta a cinque punti alla Champions, e che ci dà una carica importantissima per il bodo. Eh, vinciamo quindi di misura 2-1, ma appunto ho risultato qua dentro. Che è pure un mezzo convento, perché hanno preso una sala dentro un convento. E ho risultato, vabbè, mi conoscete ormai pure dalle. Dalle live reaction Ma ho esultato in un modo assurdo Ma dentro al alcun... Ma non credevo proprio di esultare Perché ho detto un 4-0 Manco lo esulto La partita con la Salernitana Manco... È così Però dagli Roma Dagli Roma testa al bodo Che sarò anche allo stadio Domani live reaction De regola Sempre, sempre, sempre Forza Roma